qui a San Pietro in Valle, San Donato, è stata sempre una festa molto sentita, molto, vengono dalla mer, ritornano, adesso specialmente che erano 4 anni che non si faceva più, insomma, che era una cosa col Covid, tutte queste cose. Però quest'anno veramente c'è tanta gente. E questo è il sentimento di fede che spinge la comunità di San Pietro in Valle a Frosolone a commemorare San Donato Martire. La devozione verso il santo, vescovo di Arezzo, è particolarmente diffusa e sentita in molti comuni della nostra regione. La festività ricorre con la data del martirio, avvenuto per decapitazione nel 304 d.C., durante la persecuzione indetta contro i cristiani dall'imperatore Diocleziano. C'è un amore particolare per questo santo, per la bella testimonianza che ci ha lasciato di amore a Cristo fino a dare la vita, no? È l'amore ricevuto che diventa amore donato, per gratitudine, non per dovere, mettendo in gioco anche la propria vita. E questo penso che sia un messaggio molto importante, molto valido anche per noi oggi, perché si contrappone a quel egoismo molto accentuato presente nella nostra società. Numerosi i fedeli che durante i festeggiamenti in onore di San Donato hanno raggiunto la comunità di San Pietro in Valle per la Santa Messa e per la tradizionale processione che ha visto il corteo percorrere gran parte della frazione adornata a festa con coperte ricamate esposte dai balconi delle abitazioni accanto all'immagine del santo. San Donato è il nostro santo patrono, si festeggia la festa in suo onore e questo festeggiamento in un calendario di eventi molto molto ricco per l'intera comunità. Beh, intanto tradizionalmente questa è una festa alla quale partecipo a prescindere dal ruolo istituzionale. San Donato è molto sentita, San Pietro in Valle è una comunità da questo punto di vista molto attiva, molto religiosa e quindi è veramente organizzata nel migliore dei modi. Si ha l'occasione di tornare in questi luoghi bellissimi, ma contemporaneamente anche onorare San Donato credo che sia una cosa molto gioiosa e sicuramente per tutti quanti noi è una festa davvero molto sentita.